Un escursionista vicentino impegnato stamattina in una gita in solitaria a cima all'Arici è stato raggiunto e tratto in salvo dopo l'allarme lanciato al 118 intorno alle 13 di oggi dal personale del soccorso alpino di Asiago. Raggiunto, secondo le indicazioni fornite al telefono grazie a due motoslitte in dotazione, il 70enne di Crazzo era stato nel frattempo notato da una coppia di donne sci-alpiniste che lo hanno accompagnato fino all'arrivo della squadra di recupero. A contattare il team di stanza d'Asiago era stato un operatore della centrale SUEM che a sua volta aveva raccolto la richiesta di aiuto. A trovarsi in serie difficoltà un pensionato di Crazzo EC le iniziali, armato di scarponi per affrontare un'area innevata più adatta, probabilmente alle ciaspe, era rimasto bloccato in zona Porta Venzola dopo essersi smarrito. Sembra che anziché proseguire per Cima Portule, seguendo le tracce, avesse cercato di scendere verso Bocchetta Portule, tagliando lungo un percorso non battuto e quindi potenzialmente pericoloso. Data la neve bagnata di questi giorni, a un certo punto il passo a valle, il settantenne ha cominciato a sprofondare fino alla vita, procedendo sul manto vergine a quota 1200-1500 metri. Impaurito e temendo di non riuscire ad avanzare, ha fatto la cosa più sensata estraendo lo smartphone, chiedendo aiuto. Grazie a due operatori su altrettante motoslitte e due soccorritori con gli sci di alpinismo, il disperso è stato raggiunto nell'arco di un'ora, agevolati dal fatto che due sci alpiniste di passaggio lo avevano trovato e aiutato a scendere fino a strada.